Innanzitutto ringrazio l'organizzazione per questo prestigioso riconoscimento. Per me è un grande onore, oltre che una spinta ad andare avanti. Alcuni anni fa, quasi per scherzo, ho creato una pagina Facebook che si chiama Satira Grigentina e che racconta attraverso delle illustrazioni satiriche i problemi, i vizi e i difetti della città di Agrigento e degli agrigentini. In poco tempo questa pagina Facebook ha avuto un grande successo. Oggi è seguita costantemente da circa 36.000 persone, ma tanti altri agrigentini ne hanno sentito parlare, anche perché spesso le vignette vengono riprese dalla stampa locale e diventano uno spunto di discussione in città. Spesso mi chiedono che cos'è per me la satira. Per me la satira è uno strumento davvero utile che permette di far riflettere su un qualsiasi problema utilizzando l'arma dell'ironia. È anche un modo di esercitare la libertà di manifestazione del pensiero in una terra come la nostra, dove spesso si ha quasi il timore a esprimere la propria opinione, come se qualcuno dovesse concederci la libertà di farlo. Ci sente ripetere sempre la solita domanda: ma che tu fa fare? Ma che tu fa fare? Invece questa libertà bisogna prendersela e basta, anche perché non ce la regala nessuno. E per me la satira è anche una terapia con la quale riesco a esorcizzare tanti gravi problemi che affliggono la città in cui io e che aspettano una soluzione da decenni. Cos'altro aggiungere? Ringrazio ancora l'organizzazione per il premio, grazie. Questa è una delle più famose, questa l'ho creata quando c'è stato lo scandalo delle 104, delle false invalidità. Agrigento, false invalide, arrestata Clara, l'amica di Aide. Poi questi sono i percorsi di penitenza più duri e faticosi del mondo, cioè il Cammino di Santiago, la via Francigena e la strada statale Agrigento Palermo. Questa è recente perché si riferisce ai recenti furti di auto che ci sono stati al parcheggio dell'ospedale e hanno cambiato l'insegna dell'ospedale, occhio che ti butti una macchina. E poi questo è un'esclusiva, ma già Marco Zambuto ci ha preceduti però, è un tuo concorrente, sai, cioè Lelio ha deciso Lelio di scendere in campo, questo sarà il suo nuovo look, ha già il volantino elettorale, questo è. No, se non sei più non ti puoi candidare da Agrigento, quindi se anche Marco, ma cambia tintura di capelli. Grande piacere, veramente grazie di tutto, grazie.